Il vaccino è importante per la salute di oggi e di domani, ma spesso è sotto attacco da parte di certe, fra virgolette, lobby sociali. Il vaccino è un importante strumento di prevenzione che dobbiamo potenziare, dobbiamo spiegare alla gente quali sono i reali vantaggi, perché in realtà l'anno scorso, ecco, per dare dati e non semplicemente così affermazioni di principio, un calo del 10% delle vaccinazioni, si è passati dal 57% al 47%, ha comportato oltre 1500 ricoveri in più collegati al sindrome influenzale e un numero di morti di almeno 80 in più rispetto a quelli collegati. Cioè, l'anno scorso in Sicilia sono morte circa 680 persone per eventi collegati alle sindrome influenzali, con le complicazioni anche che ne discendono evidentemente. Voi capite bene che cosa significa in termini proprio di incidenza sulla vita umana, quindi non parliamo soltanto delle complicazioni, la vaccinare una percentuale più o meno maggiore, soprattutto i soggetti a rischio evidentemente, di anziani, di bambini, ma soprattutto io tenderei quest'anno a rimarcare l'importanza della vaccinazione anche da parte dei medici che operano nei reparti in cui è più pericoloso il contagio, cioè parliamo delle rianimazioni, delle terapie intensive, dove i pazienti sono in una categoria di grande debolezza e quindi come tali devono essere veramente protetti e l'unico strumento di protezione è la vaccinazione. Ma ci sono novità nei vaccini, ci saranno anche controlli e sanzioni? Beh, dopo lo scivolone dell'anno scorso, quest'anno dobbiamo prendere i giusti provvedimenti. Domani parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2015-2016. Dobbiamo sicuramente offrire il vaccino a tutti gli aventi diritto, perché di influenza ancora oggi si muore e l'unico strumento per prevenire questa patologia grave è il vaccino. E abbiamo predisposto dei controlli presso gli studi dei medici di medicina generale, per le libere scelte e anche presso gli ospedali, dove tutti si devono, come dire, uniformare alle direttive regionali. Chi non si uniforma chiaramente sarà soggetto di apposite sanzioni. Quali sono le caratteristiche della campagna di quest'anno? La campagna di quest'anno viene, come dire, rivolta non solo al territorio, ma coinvolge attivamente tutti gli ospedali pubblici e privati. Anche le cliniche private devono offrire il vaccino ai loro ricoverati. Ma la novità di quest'anno è il richiedere attivamente ai medici questo sacrificio, se questo così lo possiamo chiamare, perché i medici devono vaccinarsi e dare l'esempio. Faremo degli accertamenti sui reparti con pazienti a rischio per valutare se i medici si sono vaccinati e nel caso non si vaccinino prendere provvedimenti anche con sospensione dell'attività. Insieme al vaccino antinfluenzale c'è anche l'antipneumococcico. Sì, come per gli anni precedenti, quest'anno noi offriamo la vaccinazione antipneumococcica che previene gravi patologie come le meningiti e le polmoniti gravi e anche le bronchiti per tutti coloro che sono a rischio o che hanno compiuto il 65° anno d'età. Questo vaccino è un vaccino ormai utilizzato in tutto il mondo, un vaccino che non dà nessun problema come effetti collaterali, ma sicuramente dà una protezione duratura nel tempo e basta effettuare una vaccinazione soltanto il primo anno e poi si è protetti per tutta la vita.